Ciao ragazze, eccovi tornati in un nuovo video. Madonna, quant'è che non mi sedevo qua a registrare? C'era una vita, non so se è passato più di un mese, in realtà un mese, insomma, un sacco di tempo, mamma mia. Allora, oggi sono qui. Intanto, se sentite la mia voce che è leggermente sottotono rispetto al solito, è perché se non mi seguite su Instagram non lo sapete, ma ho avuto un abbassamento di voce, un'influenza, diciamo un raffreddore e mal di gola che mi hanno portato poi a un abbassamento di voce, quindi sono reduce da questa cosa qua, ecco. Quindi se non mi sentite proprio al top con questa voce è per questo semplice motivo, ma oggi stavo un po' meglio e ho deciso di registrare. Quindi sono qui oggi per farvi vedere gli ultimi acquisti, l'ultimo shopping del periodo. Sappiamo che è arrivata la primavera, abbiamo voglia di cambiare un pochino le cose nei nostri armadi, vogliamo comprare qualcosina, insomma vederci un pochino diverse. E appunto in questo video vi faccio vedere qualche cosina, non sarà un granché, ma vi faccio vedere questi acquisti che ho fatto nel periodo primaverile, pre-primaverile anche. E io direi di partire subito con due capi che mi sono stati inviati da Shein, che lo vedete spessissimo ultimamente nei miei haul, perché i capi sono veramente ottimi, di buona qualità, e quindi mi trovo bene a collaborare con questa azienda. Se non fosse così, i capi non li vedreste nel mio canale, perché se una cosa ovviamente non mi piace, io non ve la propongo nemmeno. Allora, questa volta ho deciso di optare per il verde, quindi vedrete due capi su due tonalità di verde, che è un colore che utilizzo pochissimo ma che mi piace da morire. Quindi ho voluto prendere un giacchettino, visto che comunque siamo in primavera e vogliamo intanto qualche colorino chiaro o comunque pastello. Ho voluto prendere questo bomberino leggerissimo, adatto per la primavera ma anche per le sere d'estate secondo me, in color turchese, vedete, un verdino salvia turchese, adesso non saprei nemmeno più di tanto definirvelo questo colore, e mi piace tantissimo perché ha questa doppia fantasia. Allora, è sopra in opaco mentre sotto è satinato, è molto aderente e corto sulla vita, insomma arriva proprio a stringersi in vita. Mi piace veramente tanto questo capo. Ovviamente di questi capi che potete acquistare online vi lascio giù nell'info box tutti i link per andare direttamente, ok? Poi ho preso un vestito sempre sui toni del verde, e questo è molto particolare perché è un vestito di un tessuto particolare, anche se, quante volte ho detto particolare? Particolare perché è in cotone in realtà, però sembra quasi scamosciato. È un camicione con, allora, è un camicione, vedete, con la manica a tre quarti, e di un tessuto stranissimo perché davvero sembra quasi carta a toccarlo, è molto strano. E ha la sua cinturina da mettere in vita, quindi voi lo stringete in vita e diventa un camicione lungo da portare bello stretto e fa risaltare. È un capo, secondo me, questo che è molto carino perché va a stringere sulla vita, quindi a far risaltare le curve. E anche se non siete filiformi come sono io, avete un pochino di pancia, comunque questo, se non stretto ovviamente troppo, tende un po' a nasconderla. Quindi a me piacciono molto questi capi, li compro sempre in ogni caso. Mi piacciono veramente tanto perché mi pare che su di me stiano bene, comunque ci tendano a dare le curve, insomma, nei punti giusti, ecco, senza andare ad ingolfare, ingrossare la figura. Avevo poi bisogno di un paio di scarpe perché le mie vecchie Adidas sono distrutte, le ho distrutte nel giro di un anno, le ho fatte fuori completamente, quindi visto che mi ero comunque trovata molto bene ho deciso di riacquistarle. E come vedete, se le vedete un po' sporche perché comunque le ho già utilizzate, è qualche tempo già che le ho comprate. Allora, questo modello lo trovo comodissimo e vi posso dare un consiglio e anche un trucchetto per risparmiare qualche euro. Se come me avete il 38, comunque sotto il 38 o fino al 38, potete tranquillamente acquistare i numeri da bambino. Questo qua è un 38 da bambino, vi assicuro che la pianta, io non avendo un piede con pianta particolarmente larga, è comunque una pianta perfetta per il mio piede, non mi stringe, è comodissimo, e l'ho pagato 70 euro invece che 100, quindi io direi che
insomma, se si può risparmiare qualche euro lo si fa anche volentieri, ecco. Sono poi stata da Chargé, sapete che adoro Chargé, c'è nella mia cittadina, insomma, dove abito, e ha sempre dei capi molto carini, e ho deciso di acquistare un paio di jeans, perché sapete, se mi conoscete comunque, sapete che io sono l'amante dei jeans, ossia la donna dei jeans. Io se non esco da un negozio con un paio di jeans non sono mai contenta. Ho deciso di prendere un semplicissimo jeans, come vedete, a vita anche bassa questa volta, o comunque regular, diciamo così, non è vita bassa, è una vita regular, senza andare sulle vite troppo alte, perché fatemi sapere se anche i vostri fidanzati vi rompono le scatole con questi pantaloni a vita alta. Io li adoro, ma ad Alessandro fanno schifo, vi giuro, non piacciono per niente, anzi tutte le volte che indosso un paio di pantaloni a vita alta devo sempre sentirlo che mi rompe le scatole, appunto perché ho pantaloni a vita alta e non gli piacciono. Quindi ho preso un regular, questi qua sono regular fit, hanno la gamba stretta, come vedete sono stretti skinny, e arrivano stretti anche alla caviglia, quindi perfetti per tutti i giorni, sono anche abbastanza comodi. Io mi ero un po' abituata, come vi dicevo, alla vita alta, e quindi li trovo che mi li sento un pochino che mi scendono, ma è più che altro una mia impressione, perché in realtà poi non cadono, sono anche molto molto aderenti, fasciano molto bene il corpo. Sempre da Chargé, se comunque, adesso non so se è una catena che la potete trovare ovunque, però se l'avete nella vostra zona, comunque, oltre ai scarpe, accessori, vestiti, quant'altro, hanno anche tantissimi bijou, e io ho preso appunto anche questi orecchini qua, i cerchi, e li ho presi questo inverno, e vi posso assicurare che i loro bijou sono bellissimi, perché non sbiadiscono, non fanno la patina rosa. Molti bijou comunque così ne da poco tendono a rovinarsi, a fare la a diventare rosa, a perdere la placcatura, penso si dica così. Questi qua no, allora io tutti i bijou che ho di Chargé assolutamente non perdono la placcatura, quindi rimangono perfetti. Come potete vedere, questi ce li ho da una vita, perché nei miei video li indosso sempre, li adoro, e in questo periodo sto andando parecchio in fissa con gli orecchini, quindi ho voluto prendere un paio di orecchini che adesso vi mostro. Sono delle semplicissime perle bianche e di una misura medio grande, sull'orecchio sono molto molto eleganti, a me piacciono tantissimo le perle, le trovo veramente eleganti, e queste hanno una, sembrano quasi un pochino iridescenti, ma leggermente, e le trovo fantastiche, da mettere su tutti, con tutti gli outfit, sono eleganti, casual, portabilissimi. E appunto perché vi dicevo che sono andata in fissa con gli orecchini, ne ho acquistati un altro paio, ma non da Chargé, questi qua li ho presi in una fiera che c'è stata a Carrara in questi giorni, c'era un banco di bijou che aveva delle cose bellissime, e mi sono lasciata tentare, ho preso questi orecchini che sono particolarissimi. Sono particolarissimi perché sembrano i piercing da ombelico, sono fatti con i due brillantini, questi sono zirconi, e ovviamente sono zirconi fatti a triangolino, e la cosa bella è appunto che hanno la montatura in oro molto molto sottile, e sull'orecchio fanno una luce pazzesca, perché avendo questi due punti luce belli grandi, molto molto brillanti, creano una luce assurda, ma poi sono molto eleganti, nonostante siano parecchio vistosi, perché comunque, pur essendo di medio piccola grandezza, sono molto luminosi, sull'orecchio vi giuro danno un'eleganza, una luminosità assurda, sono molto molto carini. E questi qua costavano un pochino di più, perché mentre le perle le avevo pagate, mi pare 2,90 euro, comunque un prezzo bassissimo, questi qua li ho pagati sui 20 euro, perché appunto lo zircone costa un pochino di più. Comunque, ok ragazze, con questo è tutto. Come avete visto, era un piccolo shopping, un assaggio di shopping primaverile. Io spero che questi piccoli acquisti vi siano piaciuti, che lo stile vi sia piaciuto. Fatemi sapere se c'è qualche capo che vi interessa più di un altro, se gli orecchini anche questi vi sono piaciuti. Io ho un periodo che vi dicevo, ho la fissa per gli orecchini, vado a periodi un po' con tutto, però questi qua sono, li adoro, mi piacciono tantissimo. Ragazze, se appunto il video vi è piaciuto, vi invito a mettere un bel mi piace, ad iscrivervi al canale, seguitemi anche su Instagram, mi raccomando, giù nell'info box c'è il link diretto all'account. Con questo è tutto, io vi mando un enorme bacio e ci vediamo prestissimo in un prossimo video. Ciao ragazze!